Mike Quincy, canalizzazione del sé superiore, 7 luglio 2023. Le vie dell'uomo non favoriscono una soluzione rapida ai vostri problemi, poiché non proponete risposte che derivino dalla condivisione delle responsabilità con gli altri. Manca la fiducia e il desiderio di essere dominanti, per cui è difficile convincere gli altri a unirsi per presentare un approccio forte. Anche adesso litigate tra di voi e sprecate tempo e materiali preziosi. Dove sono i leader tra voi che hanno la lungimiranza e la comprensione di riunire le persone per presentare un fronte unito? Alcuni preferiscono aspettare il momento giusto, quando la pace sarà più diffusa e duratura. Come individui avete il potere del pensiero che può contribuire a plasmare il futuro attraverso il pensiero positivo. Allo stesso modo potete indebolire queste energie emettendo quelle negative su cui gli oscuri prosperano. Vi chiediamo quindi di pensare e agire in modo positivo, contribuendo così all'energia positiva necessaria per innalzare le vibrazioni. Credeteci quando vi diciamo che ogni piccola cosa conta, perché le energie simili sono attratte l'una dall'altra e creano una forte forza di cambiamento. Attualmente c'è così tanta negatività sulla Terra che ci vorrà tempo prima che possa essere controllata e superata. In fondo l'uomo è pacifico per natura, ma vivere sulla Terra in energie così miste e disturbanti offre poche opportunità di innalzare le vibrazioni. Tuttavia, quando un numero sufficiente di persone avrà innalzato le proprie e sarà in grado di mantenerle, ciò contribuirà a produrre un cambiamento positivo. Accadrà a tempo debito, perché le vibrazioni si stanno già alzando e continueranno a farlo fino a raggiungere il punto di cambiamento, in cui tutta la negatività non potrà più esistere. È il vostro destino e nulla impedirà ai cambiamenti positivi di manifestarsi. A livello personale dovreste cercare di essere sempre centrati ed evitare le situazioni di disturbo e negative. Se necessario, allontanatevi e non fatevi coinvolgere. Potreste incontrare situazioni di natura minore a cui potete inviare energia di guarigione attraverso la vostra forza di pensiero. Se sentite energie negative intorno a voi, vedetevi completamente racchiusi in un'aura d'oro e sarete protetti. Per la guarigione potete scegliere i colori più adatti a darvi il massimo beneficio. Potete fare molto per aiutarvi a vivere una vita più accettabile e libera da interferenze e negatività. Un consiglio utile è quello di vedersi al sicuro all'interno della propria aura che ci avvolge completamente, poiché un'aura frammentata o aperta lascia entrare altre energie indesiderate. Alcune persone sono in grado di vedere l'aura e di individuare in essa energie indesiderate, di solito oscure e poco attraenti. Colori chiari e luminosi indicano energie sane, le più desiderabili. È stato notato che le persone sono attratte dai colori presenti nella loro aura senza rendersene conto. C'è molto altro che dovete sapere sulla vostra esistenza sulla Terra, ma soprattutto che voi non siete il vostro corpo fisico. Spetta alle esperienze necessarie farvi progredire nella vostra evoluzione, che ha comportato molte incarnazioni scelte per darvi le esperienze esatte di cui avete bisogno. Questo processo continua fino a quando non raggiungerete una fase in cui non ne avrete più bisogno e sarete pronti a passare ai livelli di quasi perfezione, che sono di una vibrazione molto più alta.
Le vostre esperienze sulla Terra sono piene di sfide che determinano quanto siete evoluti e vi aiutano ad elevarvi. L'evoluzione dovrebbe ora avere più senso. A ogni incarnazione la vostra anima prende un nuovo corpo adatto alle sue esigenze e alle esperienze necessarie. Siete eterni e avete avuto molte, molte vite come uomini o donne in situazioni diverse per darvi tutte le opportunità di evolvere. Ogni vita è pianificata per darvi la massima opportunità di acquisire l'esperienza necessaria per continuare a evolvere. Viene discusso con voi e sarete pienamente consapevoli di ciò che vi verrà chiesto. Ovviamente le anime che supervisionano le vostre esperienze sono ben abituate a pianificare una vita per dare la massima opportunità di successo. Una volta concordato, il resto dipende da voi, quando viene scelto un momento adatto per permettervi di continuare le vostre esperienze. Se per caso non riuscite a evolvervi, c'è sempre un'altra occasione per farlo. Non vi viene messa fretta e avete tutto il tempo per progredire secondo le vostre necessità. Dopo ogni vita si discute con i vostri insegnanti, in modo che le lezioni non apprese possano essere organizzate in una vita futura. Siate certi che in ogni vita vi viene dato tutto l'aiuto possibile e non c'è motivo per cui non possiate avere successo. Comprendete che normalmente sareste voi a decidere quali anime scegliere come vostri genitori, ma la vostra scelta dovrebbe ricadere su quelle anime che sono considerate le migliori per darvi la giusta educazione e l'opportunità di progredire. Spesso si tratta di anime che già conoscete e a volte è più come un affare di famiglia. Per equilibrio, a volte sarà necessario cambiare sesso, cosa che avrete già fatto molte volte. Le famiglie spesso rimangono insieme per fare esperienza, ma ogni volta è probabile che ricopriate ruoli diversi. Tutto viene elaborato per il massimo successo. Alla maggior parte di voi sarà capitato di incontrare una persona e di relazionarvi immediatamente a lei come se foste vecchi amici. E può sembrare che la conosciate da sempre perché avete trascorso molte vite insieme. Sono pochi gli eventi casuali importanti, ma comunque accadono. Dipende da ciò di cui avete bisogno e chi può darvi quello che desiderate. È chiaro che ci sono occasioni in cui, per qualche motivo, vi allontanate dalla strada che avete scelto, ma le vostre guide faranno tutto il possibile per riportarvi su di essa. Di solito si pianifica molto per assicurarvi che vi sia data ogni opportunità di progredire come previsto. Quindi non perdetevi mai d'animo, perché tutto è predisposto per andare come necessario. Vi lascio con amore e benedizioni, e possa la luce illuminare i vostri giorni e il vostro cammino verso il completamento. Questo messaggio arriva attraverso il mio sé superiore, il mio sé divino, e ogni anima ha la stessa connessione con Dio. In amore e luce. Mike Quincy. Traduzione e voce Marina.